i motorini o le motociclette di grande cilindrata impazzano, non tutti ma i maleducati, impazzano e rendono la vita ai residenti impossibile. È la terza volta che Bruno Amadori lancia un appello tramite le telecamere di Fano TV. Eh sì, perché le sue continue richieste agli organi competenti sono rimaste inascoltate per 5 anni. Bruno, che risiede con la sua famiglia in Via della Marina, Sassonia di Fano, lamenta un inquinamento acustico continuo, provocato in particolare dalle moto che si dirigono verso Via Caduti del Mare, Viale Dante Alighieri, oppure quando non ci sono deviazioni verso Viale Adriatico. Tratterò sempre più o meno lo stesso argomento, perché nessuno mi ha dato mai una risposta, nessuno ha mai dato atto a delle misure che possano prevenire e contrastare il troppo rumore, e quindi mi ritrovo qui a fare il piagnone, no? Come un Savonarola ad altri tempi, per fustigare i costumi e per smuovere le coscienze. E io vorrei soltanto limitare gli eccessi del rumore e portarli dentro a dei limiti accettabili. Poi Bruno ha elencato alcune proposte che possano soddisfare la quiete pubblica, che ha detto è messa sotto attacco quotidianamente. Propongo una presenza di vigili urbani più consistente, perché quelli che vediamo qua di vigili urbani sono solo quelli che vengono a fare le multe per divieto di sosta. Noi gradiremmo che una pattuglia, gli stessi, che vada un po' qui, un po' là, e in 3 mosse viene, credo, scoraggiata questa arroganza dei maleducati. La prima mossa, al primo fermo, una semplice ammonizione. La seconda mossa è, alla seconda fermata, una bella multa. E la terza volta che il trasgressore viene fermato, persistenti ancora la situazione di trasgressione, viene confiscato il veicolo. Vedrete che non sarà molto difficile calmare i bollenti spiriti, e si metterà poco tempo a ristabilizzarsi in una situazione che credo alla popolazione sia più gradita, più accettabile. Perché io non posso dire il silenzio, no, Fano è una città balneare, Fano d'estate ha bisogno di divertimento, di rumore, di balli, di canti. Anche io voglio divertirmi, io non sono mica matto, non sono mica matto a dire no a questo, ma tutto va fatto con un po' di decenza, nei limiti del consentito. Io preferirei mantenere quelle festività e non questa mia lagna a venire a pietire a queste personalità, a cui ancora oggi umilmente io mi rivolgo per avere una risposta. E visto che ancora oggi nessuno si muove, io adesso mi auguro che dopo questa intervista ci sarà una convocazione, qualcuno mi chiamerà per discutere, per vedere insieme che si può fare. E aggiungo e concludo, io ribadisco in questa occasione la domanda che ho fatto l'anno scorso di questi tempi sia alla signora Montagna sia al sindaco Seri. A che cosa andrei incontro io se venissi con la mia motocicletta di grossa cilindrata a fare chiasso di notte o di giorno sotto le vostre finestre? Sono figlio di Falesi, ho trascorso qui la mia infanzia e vorrei vedere Fano migliore di quella che è, perché Fano merita di più.